Colleghiamoci Se lo a contabilizziamo, penso che sarebbe letteralmente parecchio. una delle sue prime risposte, proprio il panorama underground italiano, soprattutto in virtù del fatto, indiscutibile, che oggi, quanto pare, per arrivare in vetta alle classifiche bisogna essere passati prima con un reality show. Una band come quella degli Offlaga, che diciamo si è guadagnata sul terreno, Sul territorio, sul territorio, da Bolzano a Palermo, sì. La sua affermazione, per quanto possa essere di nicchia, underground, se si voglia, come viene vista questo nuovo fenomeno che oggi il primo posto in classifica sembra sia garantito a chi esce da un reality, con conseguente partecipazione sanremese, se c'è, se non c'è, comunque. È un'idea della musica che punta principalmente a un repertorio tradizionale italiano straordinario, che comunque si ripete all'infinito. Per cui vediamo questi protagonisti dei reality che si cimentano in cover di musica sostanzialmente pop italiana internazionale, pop rock italiana internazionale. C'è una grande attenzione alla voce, tipico italiano anche questo, e si cerca di generare una nuova ondata di giovani talenti che affrontino la musica italiana e che insomma rinnovino un genere sostanzialmente. Mi sembra anche quello però una roba di nicchia, accontenta solo una parte del pubblico. Io credo che, cioè, il problema non è il fatto che esista un reality, chi se ne frega, ognuno ascolterà, guarderà ciò che più gli aggrada. Il problema vero secondo me è che ci sono soltanto i reality, e questo è il problema, che non ci sono altri spazi, che un certo tipo di cultura musicale in Italia molto diffusa non trova alcun tipo di visibilità se non quella di nicchia, mentre probabilmente c'è stato un periodo in cui questa contaminazione dal basso verso l'alto e viceversa era maggiore, poteva capitare che arrivava dall'underground un gruppo che poi poteva fare una sua carriera importante anche a livello nazionale e portare contenuti, rinnovare, eccetera. Certo, se parti con quel tipo di proposta lì, che è l'unico spazio che c'è, sembra che l'unica musica italiana che esista sia quella lì. Non è così. Poi a me non piace fare il piangerai che sta sempre qui a lamentarsi, che la musica è indipendente, non c'è spazio, eccetera. Penso che molti si devono anche dare da fare, indipendenti, perché indipendenti apposta per trovare il loro spazio. Però effettivamente non è che ti aiuta molto, nemmeno la TV o la radio pubblica danno moltissimo spazio, anche se qualcosina, cioè in televisione zero. In radio qualcosa, gli Quindi spazi della Radio Rai ci sono però molto limitati. Insomma, il problema è che non c'è in Italia una cultura che dia spazio a tutte le culture musicali esistenti e che alle volte hanno una capacità che poi innerva e porta anche a un livello, cioè io penso a un gruppo come i Subsonica, partiti indipendenti, un gruppo molto piccolo con un'identità molto forte che ha conquistato i parasport, voglio dire, questo tipo di fenomeni, se l'unico spazio possibile è il reality, è ovvio che non ci saranno mai, cioè, voglio dire, poi dico Subsonica perché è un gruppo universalmente conosciuto, ma certamente, insomma, poi non credo che un gruppo come gli Offlare, Scopax o i Giardini di Miro o qualunque altra cosa che viene in mente della musica indipendente italiana abbia bisogno di reality, chi se ne frega, però il problema appunto è che ci sono soltanto i reality, ci o sono. l'idea che si trasmette alle nuove generazioni è che l'unica cosa che conti sia quella, poi ti stupisci se i ragazzini che si avvicinano alla musica fanno solo cover e non è Se non un, cioè, vogliate scrivere pezzi nuovi, pezzi inediti. ma sì, perché in qualche modo, cioè, non lo so, culturalmente è un peccato, cioè, è un peccato che la TV pubblica non trovi qualche spazio anche per una musica diversa, cioè, negli anni 80, mi ricordo, c'era una trasmissione il pomeriggio, si chiama Ad Hoc, con i CCCP che suonavano dal vivo, ecco, uno spazio del genere oggi sono inimmaginabili, ed è un peccato. C'è da dire che il tuo ragionamento secondo me non fa veramente una piega, quindi te comunque vedi un sistema più che altro, più che un discorso dei reality, vedi proprio un sistema che è parallelo, È televisivo marketing, e funziona, è uno radiofonico. stereotipo che funziona e come tale permette poi a un'etichetta discografica, oggi che gli esisti sono pochi, di proporre qualcosa che certamente venderà delle copie. Va benissimo, è un'industria la discografia, in qualche modo deve campare, ripeto, chi se ne frega dei reality. Il problema è che la cosa che mi preoccupa non è il fatto che siano reality, ognuno appunto guarda quello che gli pare, il problema è che ci sono solo quelli, o alle volte la percezione che si ha all'esterno, soprattutto per delle giovani generazioni che si avvicinano alla musica, è che l'unica proposta possibile sia quella lì. E culturalmente questo è grave comunque.
Forse anche per questo che gruppi come mi vengono due esempi così al momento, il Teatro degli Orrori o comunque gli Atois Orchestra, che sono due gruppi comunque che non hanno concessioni commerciali, no? Come principi nella loro musica, però loro sono riusciti a conquistarsi, cioè questo è il lato positivo, Cioè, comunque il rovescio è la medaglia. voglio dire, un gruppo come Teatro degli Orrori, con tutto quel percorso che hanno fatto, è un gruppo che oggi si trova davanti centinaia e centinaia di persone ai concerti, con un'età media anche piuttosto bassa, e se la sono conquistati certamente in un modo, cioè, alla vecchia maniera. Cioè, è ovvio che non è una proposta che può andare in un reality, però in un paese diverso dal nostro, ovviamente Teatro degli Orrori sarebbe in classifica. In realtà Teatro degli Orrori vende le sue 5-8 mila copie, quello che sono, con una proporzione di presenze ai concerti però clamorosa. Cioè, molti gruppi di italiani ai concerti fanno più gente che non quelli che vediamo in televisione, i quali hanno una vita dal vivo molto molto limitata, proprio perché poi in realtà non hanno un rapporto reale con chi segue i concerti, eccetera. Sono due mondi che spesso non si toccano mai e secondo me appunto sono opportunità che poi si perdono, ma Ok, così va il mondo, siamo arrivati all'ultima non lo domanda, cambieremo guarda. noi, insomma, Perfetto. Siamo purtroppo. arrivati all'ultima domanda, ti ringrazio a maggior ragione perché comunque hai interrotto, tra virgolette, l'inizio del soundcheck per concederci questa intervista. A maggior ragione quindi c'è un ringraziamento Grazie a da parte di voi tutta per la web, sì. l'interesse. Ok. Diciamo noi generalmente le nostre interviste le facciamo concludere con un buon proposito per il 2010, ora l'anno è già avviato. Comunque, qual è Max degli Offlaga? Che buon proposito ha personale e per la band per questo 2010? Ma io ho un rapporto un po' strano con gli anni pari, il 2010 è un anno pari, e poi... Il vostro ultimo disco è uscito in un anno pari però, quindi... Però è andato anche molto bene, quindi sono contento. L'anno pari, però l'abbiamo registrato l'anno dispari. E quindi c'è sempre una scappatoia. E Questo, scusa, mi personalmente viene da pensare che allora il vostro primo disco sia stato registrato in un anno pari, è visto che... uscito l'anno dispari, quindi, perché ovviamente se l'anno prima lo Avete registri esce poi l'anno compensato. dopo, certo, quindi ci salto sempre fuori. A parte il gioco sugli anni pari e gli anni dispari, per il 2010 il mio proposito buono è di scrivere, rimettermi a scrivere, che è un po' che non lo faccio, perché il lavoro sul disco nuovo possa andare avanti, scrivere i testi intendo, perché io mi occupo solo di quello, Enrico e Daniele lavorano sulle musiche come sempre, e di mettere avanti questa parte di lavoro, perché vorrei veramente che nel giro di un tempo ragionevole, non so ancora quantificarlo, possa uscire il nostro terzo disco, il difficile terzo disco. E altri propositi, non so, sono propositi del tutto personali, comunque, insomma, dal punto di vista artistico mi accontento l'idea che arriverò a fine dell'anno con un buon numero di testi su cui lavorare per il disco nuovo. Perfetto, io ti ringrazio ancora una Ma grazie volta, a voi. ci sentiamo, a presto e buon concerto questa sera. Ciao a tutti.